Amici di Wii Sport, un cordiale saluto, ben trovati all'Ambiente Stadium. Semifinali playoff del campionato di eccellenza femminile. Il Camaro può cercare una storica finale nella prima stagione nel calcio in rosa, affrontando il Monreale. Neroverdi che hanno chiuso la post season al primo posto del girone B con 8 vittorie in altrettanti incontri. Monreale che invece nel girone A è arrivato secondo in classifica e dopo 2 vittorie nei primi 2 turni dei playoff si è garantita la sfida odierna di Via Polveriera. Le scelte di mister Smedile in poco: Franciollo, Presti, Guida, Guerrera, Vita, Leardo, Barrile, Simona Perrone, Visali e Sara Perrone. Partiamo col film del primo tempo. Al sesto serve l'uscita di in poco per frenare Caravello che aveva intercettato il retropassaggio di Sara Perrone. Passano 2 minuti e il Monreale va ancora vicino al gol, stavolta con Schillaci. Il suo tentativo fa la barba al palo. Miglior approccio per le palermitane che si presentano nuovamente in avanti con la conclusione dal limite di Ribuffo, che viene però sventata dall'attenta Tiziana in poco che chiude in 2 tempi. Al minuto 19 il Camaro prova l'offensiva in area di rigore. Simona Perrone viene toccata così per il signor Fragalatia Cireale e calcio di rigore, occasionissima per la formazione di mister Smedile di trovare il vantaggio. Federica Barrile non fallisce dagli 11 metri, fa 1-0 e sigla una rete potenzialmente importantissima per il Camaro, che si presenta al 26esimo ancora in zona offensiva con la conclusione di Vita tra le braccia di Modica. Al 32esimo serve nuovamente l'uscita dell'attentissima in poco per disinnescare l'offensiva del Monreale. Al 34esimo invece è Caravello a cercare il gol del pari, ma viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco della numero 30 del Monreale. Duplice fischio all'Ambiente Stadium, il Camaro conduce per 1-0 nella semifinale playoff. Decide fin qui la rete realizzata su calcio di rigore da Federica Barrile al 19esimo. Partiamo con la ripresa, ritmi molto più blandi rispetto al primo tempo. Dopo 4 minuti Schillaci si presenta alla conclusione, Mancina, brivido per la porta di Impoco che con lo sguardo accompagna il pallone fuori. Entra Colaianni per Sara Perrone al 59esimo. Al 70esimo invece toccherà Crisafulli per Barrile. Il Monreale in area di rigore invece non impensierisce nuovamente sugli sviluppi di punizione. Il portiere Impoco, scorriamo fino all'88esimo, entra Fragomeni per Simona Perrone. Al 90esimo invece Caravello all'occasione, forse una delle più nitide, per trovare il gol del pari, ma calcia col sinistro direttamente sul fondo, tocca a Simona Romano in campo al posto di Leardo. Poi il traversone del Monreale, minuti di recupero, fallisce l'appuntamento con il possibile gol la formazione ospite e di lì a poco solo il triplice fischio all'Ambiente Stadium che consegna la finale playoff del torneo di eccellenza al Camaro, che vince 1-0 sul Monreale. E adesso il 24 aprile cercherà il salto di categoria contro l'Academy Sant'Agata. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e alla prossima.